Chiediamo a Cristina Gramolini, vicepresidente nazionale di Arci Lesbica, se la ricerca portata avanti da Arci Lesbica Roma sulla violenza all'interno delle coppie omosessuali lesbiche pensa che possa generare strumentalizzazioni e generalizzazioni nei media, se divulgata ovviamente. Ma io penso di sì, che senz'altro quelli che sono i nostri avversari culturali, politici, ne potrebbero fare un uso di tipo omofobico, come a dire, queste persone, vedete che sono portatrici di disagio, di comportamenti disturbati, quindi dovremmo fare attenzione a conferire loro diritti, a maggior ragione affidare loro dei minori, quindi questo rischio c'è, però non è un rischio che non deve essere corso, perché basta che noi abbiamo l'intelligenza di circostanziare le situazioni di difficoltà nelle relazioni tra donne, misurarle e soprattutto collocarle all'interno di rapporti tra uomini e donne complessivi che rendono le nostre problematiche delle problematiche appunto, come posso dire, parziali, non assolutizzabili. Quindi noi, nella consapevolezza che far emergere questa contraddizione potrebbe essere strumentalizzato, faremo in modo che ciò che noi lasceremo emergere sarà sempre commisurato alle reali proporzioni dei fenomeni, al fatto che ad esempio, ecco, una cosa che si può dire telegraficamente è la seguente: se tra noi due possono instaurarsi delle relazioni di aggressività che sfociano nella violenza, questo è un problema, dobbiamo essere aiutate a estinguere questa violenza, d'accordo, ma è senz'altro vero che nulla a livello culturale e sociale ci incoraggia a esercitare supremazia l'una sull'altra, dominio, controllo, mentre a livello sociale e culturale c'è una certa tolleranza verso il fatto che all'uomo spetti il controllo della famiglia, all'uomo spetti il controllo sulla sua partner, quindi il fatto che esiste un incentivo sociale a una supremazia maschile rende le problematiche della violenza maschile contro le donne qualcosa anche di culturalmente incoraggiato. E quindi nel momento in cui noi andiamo a cercare di eliminarlo dobbiamo risolvere i singoli casi e operare a livello culturale per demolire una cultura che tollera la supremazia maschile. Quando noi andremo a misurare rapporti critici e violenti tra due donne o tra due uomini, certo dovremo operare per eliminare questa violenza, ma saremo sempre consapevoli che nulla a livello culturale, sociale e simbolico ci incoraggia o ci tollera in questo tipo di prevaricazione. Grazie.